ADN Kronos. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno a tutti e a ciascuno, da Gian Andrea Carreri. Oggi è lunedì 18 marzo e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Max Giusti. Dopo aver fatto il marchese del Grillo ho capito che le cose vanno dette, perché a volte uno è troppo timido e invece le cose vanno dette. Come dire, posso partire anche dalle cose più semplici, tipo vi sareste mai immaginati che nel 2024 saremmo tornati a fumare nei luoghi chiusi? Cioè, da quando esistono queste nuove sigarette, queste che usano in molti, ecco, io no, quelle che hanno quell'odore forte, diciamo, inconfondibile, no? Che tu magari sei là e chiedi a... Scusi, non è che la può spegnere perché siamo al ristorante, io sto ancora mangiando, magari lei ha finito, e lui ti fa, guarda, questa non brucia, questa non fa combustione, non inquina, non fa male, e lo so, ma puzza di merda, io sto a mangiare, le cose vanno dette. Max Giusti riassume ed esemplifica così, per l'ADN Kronos, il senso della sua ultima fatica, lo spettacolo Bollicine, che sta portando in giro per l'Italia e con il quale approderà a Roma al Teatro Sistina dall'11 al 21 aprile. Appena tornato in TV con Boss in Incognito e reduce dalla commedia musicale Il Marchese del Grillo, Giusti sembra essere stato contagiato dall'irriverenza, dal politicamente scorretto del personaggio del terribile Marchese, confezionato a suo tempo da Mario Monicelli per Alberto Sordi. Ma andiamo con ordine. La strada che ha portato Giusti alle Bollicine comincia in un anno rivoluzionario. Massimiliano Giusti, questo è il suo nome all'anagrafe, nasce il 28 luglio 1968, sotto il segno del Leone, a Roma, anche se, come tanti romani di Roma, le sue origini sono altrove, marchigiane e sarde, grazie, rispettivamente, a mamma e a papà. Lui ha descritto così i suoi natali: sono figlio di un metalmeccanico e di una commessa, nato in periferia. La periferia in questione è quella intorno a Casetta Mattei. Chi conosce Roma capisce. Per chi non la conosce, la zona si trova a una decina di chilometri dal Campidoglio, che per la capitale non sono poi tanti. L'urbanistica personale di Max Giusti converge però verso un'altra zona di Roma, il quartiere della Vittoria, che poi sarebbe la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ovvero il quartiere delle storiche sedi RAI, via Teulada, viale Mazzini. Dentro il piccolo schermo, Giusti, letteralmente, ci si butta. Il suo esordio avviene infatti a 22 anni, come comico, nel programma Stasera mi butto, praticamente uno degli antenati dei talent di oggi. Lui partecipa alla prima edizione, condotta da Gigi Sabani, nel 1990, e alla seconda, condotta da Pippo Franco ed Eter Parisi, l'anno dopo. La location, come si dice oggi, era un pezzo di storia dello spettacolo italiano, la discoteca Bandiera Gialla di Rimini, nata nel 1983 grazie a Iso Ballandi e al figlio Bibi. I nomi sono quelli veri e del resto l'Emilia è terra di nomi originali e i Ballandi sono una dinastia di agenti e produttori. Con loro tal Gabriele Anzaloni, ovvero Red Ronnie, che se non sapete chi è, meglio che non lo dite per evitare la brutta figura. Giusti è giovanissimo, la televisione forgia talenti e ci si affeziona. Nella serra di Stasera mi butto germogliano in tanti, fra gli altri Giorgio Panariello e Neri Marco Re. Stasera mi butto fornisce giovani comici imitatori a un altro programma, Ricomincio da due, condotto dalla già affermatissima Raffaella Carrà, e lui partecipa all'edizione del 1991. Facciamola breve. A partire dal 1990 e fino al 2023, in una veste o in un'altra, conduttore, imitatore, ospite, concorrente, compare in 45 produzioni televisive, un programma .36 periodico l'anno, quasi tutti in casa Rai. Tutto qui? Neanche per idea.
Il radio è uno dei protagonisti di Rai Radio 2 a partire dal 2010 con Radio 2 Supermax, poco meno di 1200 puntate in diretta in 5 anni. Programma che nel 2012 partorisce un figlio televisivo insieme ad un altro programma radiofonico, Radio 2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa. Il figliolo televisivo è Super Club. Max e Luca si dividono la scena. Ancora radio nella stagione 2015-2016, sempre su Rai Radio 2, con Cattive Compagnie. Cosa manca? Il cinema. Sul grande schermo Giusti arriva passando per la TV, passando doppiamente per la TV. Il regista che ha firmato le prime due stagioni di Stasera mi butto, dove lui ha debuttato, Pier Francesco Pingitore, nel 1997 dirige il film TV Ladri si nasce. Nel 1998 altro film TV, Ladri si diventa. Qui Pingitore firma solo il soggetto. In entrambi c'è Max Giusti. Entrambi sono trasmessi da Canale 5. È Carlo Vanzina, nel 2001, a portarlo nelle sale cinematografiche con Adesso sesso, un film a episodi. Giusti è Cesare, protagonista dell'episodio Sito Internet. Il sito in questione è per scambisti, ma ovviamente alla fine dell'episodio Cesare non avrà quello che spera all'inizio. Non si sa cosa Giusti sperasse all'inizio della parte cinematografica della sua carriera, ma intanto, ad oggi, i suoi ruoli sono cresciuti all'insegna quasi sempre della commedia. Il ruolo in cui si è fatto sentire di più è quello di Gru, il super cattivo che cattivo non è di cattivissimo me. In tutti i capitoli della saga, infatti, la voce italiana del personaggio animato è la sua. Ma non si vive di solo lavoro. Sul fronte delle passioni è il tennis da vincerlo, ma nel campo dell'amore la partita vera è quella che gioca da 20 anni con la moglie Benedetta Bellini. Si sono conosciuti nel 2004, primo appuntamento, pare, con spettacolo incluso, ma non suo, di Beppe Grillo. Sposati nel 2009, sono diventati mamma e papà due volte, nel 2010 con la nascita di Matteo e nel 2012 con l'arrivo di Caterina. In teatro Giusti è arrivato a Bollicine alternando classiche interpretazioni teatrali come in Il Marchese del Grillo o Aggiungi un posto a tavola, con show dove è esibito il suo talento comico, come Cattivissimo Max o Lo Scemo del Villaggio Globale. Il filo rosso della sua carriera di attore, cabarettista, commediografo, comico, conduttore televisivo e radiofonico, doppiatore e imitatore, il filo rosso dunque è la risata, lo scherzo, l'allegria. E come diceva Alberto Sordi nel Marchese del Grillo, quando si scherza bisogna essere seri. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Cronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adncronos.com.